Atella non è una città Apollo della Lucania, però è antica e presenta i suoi piccoli vandi artistici. Uno degli edifici più importanti, la cui storia è praticamente legata al passato del nostro paese, è la Torre Angioina, che sorge sui resti dell'omonimo castello. Costruita ed edificata dagli Angioini nei primi del 300 e restaurata nel 1993, la Torre Angioina è l'unica superstite delle quattro torri che si ergevano a guardia e protezione del castello, circondato da un profondo fossato. Attualmente la torre si compone di due livelli con cornice marcapiano, ai quali si accede con scala a rampa unica al primo e con scala a chiocciola ricavata nello spessore del muro al secondo. L'esistenza passata di un terzo livello si intuisce da accenni di coniugazione della scala a chiocciola e dalla cortina muraria perimetrale. Nel 2012 la torre è stata riaperta al pubblico. Abbiamo fatto tanti pensieri sull'uso della torre, chissà, magari vi appende una principessa per amore e ciò la rende cara e magica. Guardando la Torre Angioina, noi riusciamo ad immergerci in un mondo tutto nostro, dove tutto è perduto ma dove nulla è introvabile. La nostra torre evoca immagini del passato, quando si viveva coltivando la terra in un luogo impervio come il cammino che la vita ci riserva. L'importante è quello che ognuno prova dentro di sé, l'amore per la propria terra. La nostra torre è stata la prima a vedere il sole sorgere, l'ultima a vederlo tramontare, ha sentito il soffio di tutti i venti.